Ciao a tutti! Allora, mi presento, io sono Federica e questa mattina mi sono svegliata dicendo: oggi voglio iniziare a fare i video su YouTube, perché è sempre stato un mio desiderio. Non ci fate caso, questa è la mia gattina che è scesa dal letto, si chiama Duchessa. E insomma, come vi dicevo, praticamente il mio desiderio è sempre stato quello di aprirmi un canale e fare video su YouTube, ma un po' per mancanza di tempo, un po' perché sono una che si fa parecchie paranoie. Non ho mai avuto il coraggio, diciamo, di aprirlo. Questa mattina mi sono svegliata e ho detto: da oggi inizio a fare video. Quindi cercherò di fare video di varie tipologie, quindi dal beauty al make up, alla cura del corpo, al look e tante altre cose, anche alla casa, perché mi piace comunque curare molto la casa, dall'arredamento, eccetera eccetera. Quindi farò varie tipologie di look, di video e niente, e spero che voi mi commenterete, mi darete consigli, perché comunque io voglio imparare anche da voi. Poi entreremo più nel mio dettaglio personale, ma per il momento partiamo subito con il video che vorrei fare oggi, che è comunque un video haul. Un attimo solo, ragazzi. La prima cosa che ho acquistato, 4,99 euro, è questa casacca. Ragazze, se la vedete tutta sgualcita è perché le ho lavate e sono da stirare, tranne una che ha il cartellino, perché è proprio uno dei miei ultimi acquisti di sabato scorso. Quindi praticamente, se vedete che sono sgualcite, non mi rimproverate, perché sono tutte da stirare. Io appena acquisto una cosa prendo e la lavo. Allora, quindi questa casacca, che l'ho pensata di metterla sotto un bel pantalone nero, sia diciamo messa esterna che interna al pantalone, a seconda delle varie tipologie. Questa è di Stradivarius e l'ho pagata 4,99 euro. Ragazzi, non so se c'è ancora, perché vi dico la verità, alcune cose mi hanno detto che erano delle stagioni precedenti, che comunque le hanno messe negli stand outlet, quindi le ho pagate veramente poco. Allora, questa è quella che vi dicevo di Stradivarius, che è ancora il cartellino, eccola qua. Anche questa l'ho trovata nello stand di 4,99 euro. Come potete vedere, è fatta con una balza inferiore, la manica ha questo ricamo, poi casomai ve le faccio vedere indossate, ragazze, questo ricamo con questa manica a campana, molto molto carina, davanti a questi laccetti. La trovo veramente bella. Anche questa ho pensato sopra un bel pantalone con una giacchina, e direi che ci piace. Poi ho acquistato questa camicia di Zara, anche questa 4,99 euro, questa anche da mettere all'interno di un pantalone. Allora, e poi questa ho preso una S perché la vedevo davvero molto larga, ma c'era anche una M, però me la sono misurata, va bene. La manica è, diciamo, a taglio camicia, quindi non c'è niente di che, ma mi piaceva tantissimo questa fantasia, quindi presa anche questa, accordata. Poi voi comunque scrivetemi quale preferite, quale vi piace di più. Poi questa qui invece me l'ha regalata una mia amica, che l'ha acquistata da Primark, ma a lei non andava bene, e quindi praticamente mi ha detto: la vuoi tu?
non ha voluto soldi, mi ha detto prenditela, te la regalo, così. Praticamente è fatta così, quindi tutta a righettine, con la manica floreale con questo fiocchettino qui, vedete ragazze, è molto particolare, carinissima, mi è piaciuta, infatti l'ho ringraziata tantissimo, anzi a questo punto la saluto anche, grazie Giuliana. E poi ho acquistato questo vestitino, questo in realtà ragazzi l'ho acquistato al mercato della mia zona, mi piaceva tantissimo, l'ho pagato 5 euro, guardate quanto è bello, vedete, ha la cinta qui ai lati e questo qui l'ho trovato davvero molto carino, davvero molto carino, questi colori mi piacevano moltissimo, mi hanno colpito subito, e anche questo lo studierò in realtà con uno stivoletto, perché il tessuto, vi dico, è pure abbastanza pesantino, non è proprio leggerissimo. E questo qui, comunque questo qui è un vestito di OVS, anche se io l'ho comprato al mercato, perché c'è una bancarella al mercato della mia zona che vende tutti i capi delle vecchie stagioni praticamente a prezzi davvero scontati. Poi un altro mio acquisto è questa camicetta che adesso vedete aperta, vediamo se riesco a chiuderla, eccola qui, mi piaceva tantissimo questa fantasia, questa rimane cortina, ha la manica diciamo dritta, niente di che, però mi piaceva molto questa fantasia, quindi ho detto adesso la voglio prendere, e anche questa ragazze l'ho presa al mercato, sempre pagata 4,99 euro. Poi ho preso questa camicetta di Moda Motivi, sempre ragazze, a me mi piacciono queste tipologie, queste casacchine che hanno, vedete, la balzetta sotto, che rimangono molto morbide, queste ragazze è molto trasparente, vedete la manica così, quindi qui sotto metterò naturalmente un toppino perché mi sembra veramente eccessiva, vedete i motivi, anche questa pagata 4,99 euro, no scusate, questa è quella che ho pagato di più, questa ho pagata 6,99 euro. Poi ragazze ho acquistato quest'altra casacchina felpa di questa fantasia, vediamo se riesco a mostrarvela in maniera decente, eccola qui, vedete, dietro è tutta nera trasparente, davanti a questa fantasia rimane molto larga, però ha questo strato tipo di ecopelle sotto, e quindi veramente mi è piaciuta tantissimo e l'ho voluta acquistare pure per fare un look diciamo un po' più sportivo. Poi la penultima che ho acquistato è di questa fantasia, ho voluto cambiare fantasie ragazze perché io prendo sempre delle fantasie molto basiche e mi andava di comunque di cambiare, cioè di trovare qualcosa di diverso, ho preso quest'altra casacchina di questa fantasia con la manica comunque che rimane diciamo a tre quarti, ha la zip dietro, e vediamo questa devo proprio realizzare un look per indossarla. Comunque ragazze, vi dico una cosa, se voi mi seguite su Instagram, io tutti i giorni pubblico le foto dove si vedono anche i miei look, il mio make up eccetera eccetera, quindi se voi mi seguite anche su Instagram FedericaSweet02 tutto attaccato, perché mentre su YouTube è FedericaSweet02, mi seguite, quindi potrete vedere le cose indossate a mano, che è insomma più semplice del video di YouTube. Poi ultimo acquisto è questa felpina, chiamiamola così, felpina maglia, che sotto ha le frange ragazze, rimane molto larga, l'ho pensato anche di indossarla un po' con la spalla scoperta, ma è veramente carina, un tessuto di questi qua un po' pesantini. E sinceramente mi è piaciuta molto, anche se ha la manica comunque rimane corta, scusate ragazze, mi devo sempre abbassare la maglia perché queste sono davvero belle, queste maglie. Ah, questo è anche un altro acquisto che ho fatto, un acquisto, sono davvero belle H&M,
o H&M come preferite, con la manica di San Gallo, veramente bella. Questa l'ho comprata da qualche settimana, ma già l'ho indossata due volte perché è fresca, mi piace molto come si presenta e quindi la inserisco comunque nel video haul. E niente, comunque ragazze, allora vi ho mostrato tutto quello che ho acquistato in quest'ultimo periodo, quindi mi raccomando ragazze, io mi organizzo immediatamente per un prossimo video perché voglio partire carica. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina così vi avvisa non appena io caricherò dei video, e seguitemi anche su Instagram FedericaSweet02, poi ve lo scriverò in sovrappensione. Ma che cosa dico? Certo, cioè io che ho una parlantina, logicamente quando faccio un video vado a sbagliare le parole. Va bene, non ci fate caso comunque ragazze, io proseguo la giornata perché mattina sono le 8.54, quindi ho da fare tantissime cose. Vi saluto, ci vediamo nel prossimo video, un bacione enorme.